L'unica impresa degli Emilia Romagna Panthers Parma, che a Churi in Svizzera espugnano il campo dei Calanda Broncos nella semifinale di Cefle, accedono alla finalissima. La prima finale europea nella storia dei Nerargento, raggiunta con il cuore e la volontà, nonostante le assenze pesanti di Diaco, Alinovi e Poda in attacco. Partono subito forti i padroni di casa sull'asse tra il quarterback Chase Embrys e l'altro americano Maxwell Gray, che riceve sulle 40 in campo Panthers e porta palla fino alle 20 yards. Poi è De Bruiser a portare di nuovo palla fino a 5 yards dal touchdown. Ma la difesa Panthers non concede più nulla, vanificando due tentativi personali del quarterback in maglia rossa e arginando anche un tentativo di De Bruiser bloccato sul nascere. I Broncos tentano il field goal e mettono i primi tre punti a tabellone. Dentro l'attacco con Bowles e compagni che risalgono in campo con una ricezione di Felisa e una corsa personale del quarterback nero argento che arriva fino alla linea delle 30 in campo Broncos. Una ricezione di Zatti e una corsa di Days valgono la chiusura del down, poi è Bowles a varcare di persona la linea del touchdown. Felli non sbaglia, i Panthers sono avanti 7-3. I Broncos non ci stanno e risalgono il campo con i soliti tre, le corse di De Bruiser, le ricezioni di Gray, ma la difesa Panthers ferma gli svizzeri sulle 30 e riporta in campo l'attacco. La difesa Broncos costringe subito il punt Panthers e spinge forte con Embrys che torna in zona pericolo, ma ancora la difesa Panthers sale in cattedra con Belli che piazza un sack. Per tutto il quarto dominano le difese, ma poco prima dell'intervallo, nonostante un altro sack di Belli, Embrys e compagni trovano un touchdown con la ricezione centrale di Gray per il 9-7 che chiuderà il primo tempo, visto che la trasformazione dei Broncos viene deviata da Grossi. Nella ripresa i padroni di casa provano ad allungare, ma la difesa nero-argento decide che non concederà più nulla e l'attacco ricomincia a macinare yards con le corse di Bowles e Days, a tratti imprendibili per la difesa di casa. È proprio Days a entrare in end zone con una corsa al largo per il touchdown del sorpasso. Nell'ultimo quarto i Broncos spingono forte alla ricerca del sorpasso. A pochi passi dal touchdown, però, la difesa nero-argento argina le offensive di casa, anche quando Embrys si improvvisa ricevitore e dà l'illusione del touchdown. Ma per gli arbitri non è entrato in end zone. È l'ultimo pericolo corso dai Panthers che conquistano il turnover, escono da una posizione difficile con un bel lancio di Bowles per Bonzanni che riporta la palla a centrocampo. Poi sono le corse dei due americani a sancire l'ultimo touchdown che chiude il match sul 21-9 grazie alla trasformazione del solito infallibile Felli. Le ultime velleità dei padroni di casa si spengono con l'intercetto piazzato caparbiamente da Brooks che chiude definitivamente i giochi e manda i Panthers in finale CEF contro gli Swabish All Unicorns dell'ex Rilly Hennessy. Tra tre settimane in Germania per continuare a sognare. Panthers espugnano il campo dei Calanda Broncos in semifinale CFL. Raccontaci com'è andata. È andata come la partita con Vienna, partita tiratissima, super fisica, infatti il gioco di corsa oggi è stata la nostra chiave, abbiamo dovuto puntare tutto sul cuore, sulla voglia di vincere. Alla fine il quarto quarto l'abbiamo deciso solamente con chi aveva più voglia di vincere. Partita fisichissima, abbiamo corso tanto
e come nella partita precedente, difesa stratosferica, un paio di goal line stand clamorose, attacco che ha faticato all'inizio, poi nel secondo tempo abbiamo mosso la palla, l'abbiamo messa sul fisico, per fortuna ce l'abbiamo fatta, insomma è andata bene, l'abbiamo portata a casa con tanto cuore, tutta la squadra. E tra 3 settimane i Panthers andranno ad affrontare i Schwäbisch Hall Unicorns in finale CFL. Cosa ti aspetti da questa partita? Una partita che chissà cosa ci può riservare, è Davide contro Golia, perché loro sono uno dei top team europei. Noi sicuramente andremo come underdogs, come sfavoriti, e quindi dovremo avere ancora più voglia di loro. Loro avranno il talento, la classe dalla loro parte. Noi possiamo metterci solamente tanto più cuore di loro, e poi chi lo sa, è una finale, le finali sono imprevedibili. Speriamo che questa volta, insomma, giri dalla parte nostra, ecco. Vittoria importantissima per i Panthers qui a Coria, in Svizzera, e che spugnano il campo dei padroni di casa in una partita sudatissima, punteggio in bilico. Raccontaci com'è andata. Ma siamo partiti con un primo quarto e secondo quarto molto rilento. Dovevamo fare degli aggiustamenti in difesa e Coach Mattioli nel terzo quarto e nel quarto si è dimostrato ciò che è e abbiamo nettamente dominato in difesa ma anche in attacco. E quindi il percorso in CFL non si interrompe qua. I Panthers andranno ad affrontare Schwäbisch Hall Unicorns. Cosa ti aspetti da questa partita? Ma di sicuro abbiamo ancora tanto da lavorare. I nostri coach saranno molto pronti e riusciranno a preparare ancora al meglio una partita così importante. Stefano, dopo 5 scudetti del giocatore, il primo anno nel coaching staff, qualificazione alle semifinali già in saccoccia e finale di Coppa Europea, non male direi. Non male no, ma erano gli obiettivi che ci eravamo preposti a inizio stagione e quindi molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi, perché tutto sommato sono riusciti a portare quello che ci eravamo auspicati inizio anno, e un plauso a loro perché hanno fatto sicuramente un ottimo lavoro e la vittoria di oggi è l'esempio di tutto il buon lavoro che hanno fatto.